Oh, eccoci qua. Allora, adesso parliamo finalmente del gioco nella sua interezza. Siamo arrivati al momento delle conclusioni. Che cosa penso di Lepanto? Beh, l'avrete visto dall'introduzione, anche un po' dalla spiegazione delle varie meccaniche, devo dire, ne penso molto bene. È un buon gioco. Cioè, niente da dire. È un gioco, soprattutto, cominciamo con le cose che mi sono piaciute di più, è un gioco che è veramente particolare, perché è diverso rispetto a tutti quanti, a tanti altri wargame che anche io stesso ho giocato. Per il tema navale, per l'episodio di quel tema, questo momento di transizione tra la guerra navale medievale e quella moderna a vela, quindi c'è questo discorso, poi gli abbordaggi, gli speronamenti e tutto quanto. Per l'episodio, l'importanza storica enorme che l'episodio ha avuto e anche poi per le dinamiche di svolgimento dello stesso, per i grandi personaggi che ci sono stati coinvolti, per i momenti drammatici che si sono verificati durante la battaglia, quindi da questo punto di vista molto interesse. Ma di nuovo, è un wargame veramente diverso dal solito. Diciamoci la verità, noi abbiamo a casa, almeno noi wargamer, ma anche chi comincia subito con il classico scatafascio di roba della Seconda Guerra Mondiale, della roba napoleonica, magari delle cose dell'antichità. Per carità, bellissimo, guerra civile americana, e noi ci compriamo tanti altri scatafasci. Va benone e ci fa veramente tanto tanto piacere. Ma quando poi dopo ci troviamo di fronte ad un wargame che è diverso rispetto a tutti gli altri, sia per il tema che per l'esperienza di gioco, beh, a me fa piacere, e fa piacere un po' evidenziarlo, non ve lo nascondo. Lepanto effettivamente è un wargame particolare. Prima cosa, è un wargame che nasce da una ricerca storica pazzesca. Enrico e i collaboratori di Aces hanno veramente fatto un lavoro di approfondimento storico bellissimo. Non c'è niente da dire, siamo arrivati a trovare i nomi delle singole navi nei singoli pezzi. C'è una bibliografia fantastica, sia una bibliografia base che una bibliografia avanzata. Lo diciamo sempre: non si impara la storia con il gioco la si rivive, ci si entra un po' nello spirito. Poi per impararla davvero bisogna cominciare a leggere i libri di storia. Però è chiaro che se io comincio a leggere un libro su Lepanto dopo che ho giocato tutti questi scenari, l'ho visti e ho letto le bellissime note esplicative che ci sono nel player book e tutto, le note introduttive, beh, ragazzi, lo vivo e lo apprendo in un'altra maniera. Quindi veramente qualcosa di diverso, perché questo gioco veramente vi riporta dentro la battaglia, questa cosa caotica che c'è da tutte le parti. Vi riporta nella battaglia con un regolamento importante. Alla fine è semplice, cioè anche le procedure che voi avete visto, che vi ho spiegato prima, potrebbero sembrare tante e complicate. In realtà, diciamoci la verità, sono abbastanza essenziali. Per un wargamer abbastanza esperto sono roba minima, ma anche per uno le prime armi. Ecco, non so se lo consiglierei come wargame per chi è totalmente e assolutamente neofita, che se lo impari da solo, perché è veramente diverso rispetto a tanti altri. Per le meccaniche, l'attivazione casuale, gli eventi, i minigiochi dello spironamento, di altre cose. Sicuramente è un ottimo wargame per chi sta cominciando, neofita assoluto, se magari c'è un esperto vicino a lui che lo aiuta. Oppure se il neofita assoluto è questo tema, gli piace, questo argomento gli piace, beh, buttatevi, perché tanto le regole sono abbastanza semplici, perché tra regole e tabelle ci si muove tranquillamente. Quindi alla fine anche un neofita molto interessato va benissimo. Poi non c'è un gioco così bello che se voi lo prendete l'interesse per l'evento ve lo fa venire, quindi va bene alla fine, dai, sì, anche per i neofiti, certo, con un attimino di prudenza e di pazienza. Se avete qualcuno vicino che vi aiuta a passare quei due o tre passaggi un attimino più intricati, effettivamente è meglio. Però la complessità comunque è limitata. Gli scenari, ci sono gli scenari parziali che si giocano in 2 o 3 ore ciascuno, sono tre scenari diversi con le tre aree della battaglia, l'abbiamo detto, e ognuno ha una narrazione completamente diversa rispetto agli altri, quindi veramente molto bello e molto diversi. Fra l'altro, il fatto che ci sia l'attivazione casuale rende tutti i motori giocabili, perché col fatto che si muove una formazione, ora si muove un'altra, eccetera, ma ogni volta è diverso, veramente stare tranquilli che gli scenari saranno sempre diversi l'una dall'altra, però alla fine diventerà sempre un grande caos, come è stato storicamente la battaglia, e ci sta anche questo. Dicevamo, questi scenari hanno una durata che sono nella norma delle 2 o 3 ore, con una ventina di
segnalini per parte, quindi roba assolutamente gestibilissima. Lo scenerione grosso che si prende tutte quante le mappe messe una accanto all'altra, è chiaro, una roba un po' più da convention, da una giornata intera, dove un grande tavolo, e sì, lì è più lungo, ma non perché è più complicato, perché c'è più roba che si muove, quindi ovviamente ci sono più cose. Però, per esempio, quello è uno scenario da multiplayer fantastico, questo lo prendete e lo giocate in 6, ognuno ha un'ala e magari lo giocate contemporaneamente, oppure man mano che vengono tirate fuori, appunto, man mano che vengono tirate fuori le formazioni, ci sono, ecco, altre cose che mi piacciono, ci sono delle dinamiche interattive, il fuoco di reazione, le attivazioni che si attiva e si può attivare un gruppo a piacere in un'ala. Insomma, come vedete, c'è veramente tanta roba che lo rende sempre molto diverso e molto imprevedibile. Questo è il grande portato del sistema del cheat pool, questa attivazione casuale che lo vediamo in giochi come Jour de Gloire, come Radeschi Smarci di Sergio Schiavi, come sarà nel suo nuovo Give Us Victories di Sergio Schiavi, che sono felicissimo, quello che sto registrando, ho appena ricevuto la notizia che ha passato il Kickstarter, che il pledge è riuscito, è stato finanziato, ed è una buona notizia per tutti i wargame, wargame italiani in particolare, ma per tutto il mondo dei wargame, perché sono sicuro, conoscendo bene Radeschi Smarci, avendolo giocato per tanto tempo, che anche il sistema di Give Us Victories sarà meraviglioso. E comunque sia, tornando a noi, quindi qui c'è il cheat pool, e che effettivamente rende il tutto molto molto semplice. Di per sé l'attivazione è immediata, tiro fuori l'indicatore di una formazione, l'attivo, molto interattivo, molto diverso anche da partita a partita, molto giocabile per il solitario. E quindi, tra l'altro, questo mettete uno scenario parziale, l'abbiamo detto, in una serata ci riuscite tranquillamente. Quindi è veramente molto bello anche per il solitario, per fare un po' di sperimentazione, per vedere ogni volta, ogni sera, un pezzo diverso della battaglia di Lepanto andare avanti in una maniera diversa, tutto nel vostro salotto, che sinceramente non è male. E parliamo un attimino dei componenti, le cose che mi sono piaciute. Vabbè, lo vedete, intanto, regolamento e player book. Ora, io mi sono preso anche Atlantic Chase e della GMT, e non è che non vi dico che tutti i giochi dovrebbero avere come quello 2 o 3 fascicoli, 40 scenari, 20 scenari di tutorial, il solitario, cioè è veramente tanto quel gioco. Però cominciare a vedere, e non è su questo ovviamente il primo caso, ce ne sono stati altri, dei giochi italiani che hanno regolamento e player book con l'analisi storica, ottima, l'abbiamo detto, gli esempi di gioco e tutto, insomma una bella componentistica ricca, veramente ricca, come sono anche gli scenari singoli, quindi veramente tanta roba. A me piace, devo dire, a me piace, a me fa veramente molto, molto piacere. Fra l'altro, sempre per quello che riguarda i componenti, una cosa che mi piace segnalarvela in particolare è che mi ha stupito molto positivamente che c'è un sacco di questi che sono i segnalini d'uso. I segnalini d'uso sono quelli dello status, vedete, quello dei grappling, io ho anche scritto sopra nelle bustine, per i rampini, per quali unità stanno usando le vele, per i danni. Molto spesso nei wargame questi segnalini sono pochi, non sono mai abbastanza. Qui c'è un intero foglio di questi segnalini, praticamente, di questi segnalini, di stato. Quindi veramente io niente da dire, ottima. Ottima componentistica, belli player aid, colori access ad alcuni non piacciono perché sono molto accesi, sì, anche a me alcune volte piacciono o non piacciono, qui devo dire, al mare le cose vanno bene, le pedine hanno una buona grafica, molto leggibile, sì, non è definitissima, un pochino da computer, però beh, va bene, si legge bene, non è un problema, i segnalini sono di un micro sottili, sì, vabbè, però anche lì stiamo comunque entro ambiti assolutamente accettabili, con gli allineamenti sono abbastanza buoni, quindi devo dire, ho visto anche di peggio, anche da ditte americane, quindi questi sono utilizzabilissimi e vanno bene. Gli esagoni sono dei bei esagoni grandi, ci sta tutto, si prende, l'avete visto, si vede benissimo tutto con le pinzette, quindi per quello che mi riguarda va bene. Poi io non è che sono tanto fan di questi segnalini sempre più grossi, anche la geometria li sta facendo sempre più spessi, mi sembra di muovere dei mattoncini, diventano un pochino difficili da muovere, soprattutto da mettere nei countertrace, quindi diciamo che non è che sono tanto dispiaciuto che siano abbastanza sottili, perché questo direi che già siamo ad uno spessore per me sufficiente. Abbiamo detto quindi, beh, componenti, il colpo d'occhio, l'avete visto della mappa, beh, insomma, il colpo d'occhio è un bel colpo d'occhio, insomma, si fa guardare, si fa giocare. Un gioco che però, attenzione, è molto ricco e anche molto ricco di tante sfumature, tante sottigliezze. Studiatevi bene le vostre pedine.
Perché vedrete che ogni nave ha dei valori un pochino diversi rispetto alle altre, una nave che è un pochino più manovrabile, l'altra che è meglio lasciarla sparare, l'altra che va usata praticamente solo per gli speronamenti e gli abbordaggi. Studiatevele bene, anche perché ci sono tante piccole cose che non essere studiate, non pensate di andare soltanto a cannonate, ma poi questo ne parliamo dopo nei consigli di gioco. Però come vedete è un gioco che, è un gioco che più lo giocate, e questo mi è piaciuto molto, è più cose trovate. Andiamo a vedere un pochino. Ci sono sempre delle piccole criticità e imperfezioni del gioco. Beh, all'inizio devo dire, vedendolo, anche leggendo, mi sembrava un po', ve lo dico, non tanto ripetitivo, ma un po' ok, è il classico wargame, cioè non è che mi dà qualcosa di tremendamente nuovo. Però poi, dopo, lo trovate giocandolo queste asimmetrie dentro, queste sottigliezze, queste sfumature, quindi non lasciatevi bloccare della prima impressione, perché la prima impressione sembra soltanto muovo le navi e cannoneggio. Rischiate di giocarlo così, se lo giocate così lo giocate male. Purtroppo questo è un problemino del gioco, perché dovete un po' indagarlo. Non, è un gioco semplice, ma che va un attimino indagato. Gli dovete dare un pochino di tempo e ragionarci sopra per apprezzarlo al meglio, se no sembra una cosa piatta e ripetitiva, sì. Mentre invece, se cominciate a scavarci dentro, capire che forse è meglio cercare di speronare, usare il vento, andare di qua di là, va bene. Altra cosa che non va, purtroppo, ragazzi, adesso questo ve lo faccio vedere, ma questo è noto, c'è tutto su BGG, c'è un problema di errata sulla mappa nord, perché sono segnate delle pedine, purtroppo delle navi che devono essere della parte ottomana, che sono delle formazioni sbagliate, non vanno bene, pazienza. Allora, è un problemino stupido, perché in realtà vi vedete l'errata, ve lo stampate e lì nell'errata ci dice sì, scusate, sulla mappa invece che Negroponte 1, 2 e 3 dovete mettere navi Eubea 1, Eubea 2 e Eubea 3, perché pazienza, perché quel Negroponte era un altro dei nomi di Eubea. Ci siamo sbagliati, vabbè, ma con l'errata, poi vi metto il link in descrizione, questo è una cosa minima. C'è un'altra cosa, c'è un pochino, ecco, dicevamo, altro motivo per cui questo lo voglio dritto, ecco, lo voglio dritto, scusate. C'è un'altra cosa per cui, secondo me, dovrebbe essere più, deve essere indagato il gioco, perché sembra con questa cosa della ricarica dei cannoni che ci sia veramente molta enfasi sull'artiglieria, laddove invece l'enfasi deve stare sugli speronamenti e sulla manovra e gli abbordaggi, soprattutto sugli abbordaggi, più ancora che gli speronamenti. Sì, questo purtroppo è un po' così, quindi vabbè, però ripeto, dovete anche un pochino capire, entrare nell'ottica di come giocarlo, perché storicamente potrebbe esserci un peso un po' eccessivo dell'artiglieria, però anche qui ci sono un po' di astrazioni, però comunque il gioco è sempre divertente e assolutamente. Poi, se cominciate a giocarlo con lo spirito giusto, allora capite che vi può dare anche tanto, tanto di più. Perché non dobbiamo dimenticarci che Lepanto fu tutta una battaglia di arrembaggi, e lì c'è il minigioco, adesso ne parliamo. In pratica è una battaglia terrestre combattuta sull'acqua, più che una battaglia navale, come ce la potremmo immaginare noi. Il minigioco dello speronamento, l'abbiamo detto, sì, bello bello, però ragazzi miei, io mi immagino in una partita in cui ci siano 20-30 navi per parte, si cominciano un po' troppo esperimenti e stiamo sempre a fare questo coso qui. Potrebbe diventare un pochino macchinoso, è vero, questo però lo devo, questo perché purtroppo non ho avuto ovviamente modo di provare lo scenarione, vorrei provare a vedere che cosa succede con questa meccanica dello schieramento, scusatemi, dello speronamento, nello scenario grosso, alla prima convention che si riuscirà a fare, però. Questo potrebbe essere un attimo macchinoso, è anche vero però che questo minigioco dopo un po' vi diventa molto, molto intuitivo, quindi anche questo potrebbe essere un problema che si risolve. Ecco, dovete sapere che ogni tanto parte quella sequenza lì. Poi ancora, ecco, una cosa importante, qualche regola secondo me andava spiegata un po' meglio, ma non tanto nel manuale, perché a un certo punto il manuale vi dice, ok, c'è questa cosa, la procedura di fuoco. Le navi si sparano addosso agli archi di tiro, per vedere com'è la procedura di fuoco vai a vedere la tabella tra l'altra, e il manuale non te la spiega. Questo può essere un problema solo pratico, perché poi andate a vederlo sulla tabella, è spiegata anche bene, magari insomma, mettere un attimino la formuletta, però va bene, va benissimo, la spiega lì. Però magari se io sono sull'autobus che mi sto leggendo il regolamento di Lepanto in PDF, è una cosa stupida, però è successo a me mentre studiavo per questo video, dice, beh sì, vabbè, ho capito, ma io non ce l'ho la tabella qua vicino.
magari mettere soltanto anche la regola generale, quindi i modificatori stanno sulla tabella, è inutile mettere tutto quanto l'elenco dei modificatori sul regolamento, però ecco, magari mettere questa cosa avrebbe aiutato la leggibilità e mi costringe un pochino un po' troppo rimbalzi tra regolamento e player aid. È una cosa stupida che si risolve subito, si supera alle prime partite, però sappiate che c'è, non fatevi scoraggiare. Io come sempre dico queste criticità per non farvi scoraggiare anche quella della mappa. Non è che dite, ah, il gioco è ingiocabile perché la mappa è sbagliata. No, ci sono due scritte sbagliate su una mappa, vabbè, c'è un'errata e vi stampate l'errata, il foglietto. Lo sapete e basta, cioè non, il gioco non cambia, è assolutamente ininfluente ai fini del gioco una volta che avete superato quella cosa. Quindi io come sempre dico, e l'ho detto, e anche lo sappiamo benissimo anche in altre sedi, quando io parlo di criticità lo faccio sempre in maniera costruttiva e ringrazio sempre gli editori che poi mi rispondono in maniera costruttiva e mi dicono sì, hai ragione, anzi magari mettiamo un pochino in evidenza questa cosa perché sennò la gente si scoraggia e giustamente non apprezza il gioco. Sono cose che sono risolvibili, le criticità le evidenziamo sempre per superarle. Non per dire che il gioco è brutto, perché questo gioco è bello, punto. Allora, poi cheat pool. Questa è un'altra cosa, l'attivazione non piace a tutti, sta cosa dell'attivazione casuale, perché effettivamente è un po' a fortuna. E qui però, vantaggi e svantaggi, a me piace perché è molto rigiocabile e molto, molto imprevedibile, ad altri no perché non te lo puoi prevedere. Sappiate che c'è, quindi se non vi piacciono i giochi cheat pool non vi prendete Lepanto, perché Lepanto utilizza il sistema dei cheat pool. Potete pure toglierglielo in qualche maniera, modificando le regole, eccetera, però sappiate che il cuore del gioco è questo e rende benissimo la caoticità dello scontro, quindi io me lo tengo e sono felicissimo che ci sia. Abbiamo parlato appunto di questo minigioco che ogni tanto sposta lì, non è farraginoso, però può essere un attimino un po' lunghetto da gestire, però vabbè, le altre regole sì, ci può essere qualcosina di un attimo intricato, però anche qui sono cose che si superano le prime partite. È un gioco che è semplice, però va indagato, non vi dovete scoraggiare se ci sono dei punti un attimino, non dico scuri, ma un attimo da comprendere, però veramente vi ripaga tantissimo. Sempre altra cosa degli scenari. Sul regolamento trovate, utilizzate la parte a nord, la mappa a nord, la mappa centrale o la mappa a sud. Il problema è che, andiamo a vedere sulla mappa, come vedete, la mappa a nord c'ha il piazzamento di un pezzo del centro, cioè non è soltanto la parte così, ovviamente è stato tutto tagliato, è un unico file che è stato tagliato. Questo può essere un filino bruttino, ma non è tanto questo il problema, perché io lo ignoro queste cose. Magari era meglio definire meglio le aree di gioco, magari visto che gli esagoni sono numerati, magari mettere delle linee tratteggiate o dire questo scenario è dall'esagono 1, 2, 2, 6 fino all'esagono 2, 7, 2, 7, 2, 6. Per dirvi, questo forse un attimino di attenzione, si capisce. Però il problema, questo poi crea degli altri problemi, vediamo se ve lo faccio vedere, eccolo qua, in un'altra mappa, una mappa centrale, poi dopo, siccome le mappe vanno tutte quante, ovviamente mi sta cadendo tutto, sta tutto distruggendo, che bello, la mappa centrale c'ha questo problemino che c'è una rosa dei venti piazzato qua, che sotto ci sono gli schieramenti per l'altro scenario. Questi li ignorate, non è un problema. Però ecco, e poi dopo questa andrebbe coperta, quindi non sarà un problema se giocate lo scenario intero. Però qualche piccolo problemino grafico lo può dare, però sono cose veramente minime, non sono cose poi così tremende. Ah, il gioco non c'ha i dadi, perché ci sono dei problemi. Se in un gioco non trovate i dadi, non è perché il produttore è diventato cattivo o tirchio. Ci sono anche un attimino, credo, dei problemi, non dico legali, ma per l'esportazione, adesso questo non lo so, quindi c'è un motivo per cui non ci sono i dadi. Tanto ce l'abbiamo sempre, io me ne sono presi questi due e ciao. Ce l'abbiamo sempre in casa dei dadi in più. Ultima cosa, sì, a qualcuno può dare un attimo fastidio, però io ve lo devo dire, il prezzo c'è perché da sito Access, poi ovviamente si troverà anche a meno in varie occasioni, però da sito Access si parla di un 75 euro, ok? Di prezzo, che non è un prezzo, cioè un prezzo notevole, però è anche vero che c'è tanta roba. Il prezzo qui è meritato, ci sta. Sappiate che ha questa cosa, però secondo me poi in giro tra negozi o convention, quando ci saranno offerte, eccetera, lo trovate anche a meno. Comunque, anche quel prezzo è un prezzo che secondo me è da avere, però sappiate, non rimaniate sorpresi. Allora, note finali, andiamo a chiudere. Sicuramente è un bel gioco,
Semplice da intavolare negli scenari ridotti, epico, bellissimo nello scenario completo. Il tema è molto molto particolare, è veramente diverso e questo lo rende un'aggiunta molto interessante a qualsiasi collezione. Questo proprio niente da dire, conviene averlo perché difficilmente anche il wargamer esperto, eccetera, ha un gioco di questo tipo nella sua collezione. E con questo gioco, è inutile dirlo, ACSS conferma. Veramente una realtà di punta del wargame italiano, con questo prodotto che può risultare, secondo me, di notevole interesse anche per il mercato estero. Per quello che riguarda l'esperienza di gioco, vi do qualche piccolo consiglio, qualche mia piccola impressione. Il chip pool vi crea un caos che dovrete gestire, quindi dovrete fare piani semplici ed essere sempre pronti a modificarli. I leader sono importanti, ma non sono invulnerabili, come anche le galeazze veneziane sono temibili, ma sono lente e quindi possono anche essere, possono anche andare giù e lì sono guai. Gli speronamenti, abbiamo detto, sono molto letali, però c'è il problema del fuoco di reazione e abbiamo detto non servono di per sé per spaccare direttamente stile Ben Hur le navi avversarie, ma per finirle se sono già danneggiate, oppure come aggancio per poi gli abbordaggi che sono quelli la chiave del successo. Con tutta questa roba degli abbordaggi, però attenzione perché mantenere la coesione generale delle proprie linee non sarà affatto semplice. Vi conviene sempre tenere qualche nave un attimino distante, qualche nave messa bene, pronta per intervenire dove necessario e soprattutto, l'abbiamo detto, studiatevi bene le caratteristiche delle flotte di tutte le singole unità, perché dovete capire come sfruttare al meglio le varie unità. Sono tutte molto diverse tra di loro, anche della stessa tipologia, anche siccome sono singole navi. Ogni nave era armata in maniera diversa e quindi dovete capirla bene e capire bene che ruolo deve avere. Ogni segnalino ha il suo piccolo segreto che serve per poterlo utilizzare al meglio. In conclusione, il gioco è un ottimo gioco da convention, io ve lo consiglio, è un ottimo gioco, abbiamo detto, da convention come anche da serata tra gli amici con uno scenario parziale. Abbiamo detto come primo approccio guidato è fantastico, come secondo approccio ve lo bevete tranquillamente. Se siete interessati al tema, ma prendetelo anche se non avete giocato a board game, perché tanto si può imparare. Poi siamo sempre qui per darvi una mano, come sempre. Quindi, questo era Lepanto, veramente un bel prodotto di Access che mi ha fatto veramente piacere. Ringrazio come sempre Access per la copia di recensione. Come vedete, i suoi lati positivi e le sue piccole problematiche, però in generale, in assoluto, questo è veramente, secondo me, un gioco da avere. È un gioco molto bello su di un episodio veramente molto molto affascinante. Io finisco qua, vi saluto, come sempre ci vediamo alla prossima puntata e ricordatevi, niente paura, sono solo Wargame. Ciao!